Grazie, grazie davvero per l'invito e sono molto contento di essere qui a Catanzaro, alla scuola, all'Università della Magna Grecia, perché è sempre, anche nelle altre occasioni, stata una possibilità di affrontare temi spesso molto vasti, molto complessi e complicati come questo. Il tema della proprietà e i suoi nemici, no? Che sembra un po' riecheggiare il titolo dell'opera di Popper, no? È un tema che affronterò dividendo in due parti questa conferenza, la prima riguardante alcuni aspetti di teoria e l'altra invece alcuni aspetti riguardanti più una dimostrazione pratica, si potrebbe quasi dire, ricavata da dati storico-sperimentali, su che cosa i nemici della proprietà privata possono produrre con la loro azione. Dunque, intanto, naturalmente ci vorrebbe una premessa molto lunga che non farò perché è già stata affrontata sia dal professor Lottieri che dalla professoressa Modugno, relativa al rapporto fra proprietà, giustizia, significato della protezione dei titoli di proprietà, una riflessione del resto molto antica che ha attraversato molti secoli, 2500 anni di discussione su questo tema, che ha pervaso le dottrine giuridiche, politiche e chi più ne ha più ne metta. Le ragioni del diritto di proprietà si dividono sostanzialmente in due grandi filoni identificati con la giustizia e che ci dicono perché la proprietà è legittima. Da una parte tutta la plurisecolare elaborazione del diritto naturale, la proprietà alla base della stessa vita, di titoli legittimi detenuti senza violare i diritti altrui e quindi i criteri della giusta proprietà, e senza recare offesa ad altri. E però c'è anche tutto l'altro filone che riguarda gli effetti pratici del suo rispetto o viceversa della sua violazione. I nemici della proprietà, come diceva l'avvocato Scoppa, sono tantissimi e nel corso di questi 2500 anni si sono succeduti, anche creando dei veri e propri filoni di riflessione e però quel che è peggio di azione, perché alla riflessione spesso è seguita anche tutta una serie di conseguenze, come vediamo oggi. In generale, nemici della proprietà sono coloro che li identificano come la causa di tutti i mali, ci sono state intere scuole di riflessione politico-giuridica, che hanno identificato la proprietà privata come la causa di tutti i mali della convivenza sociale. E quindi questi, nemici però possono essere studiati attraverso sia il problema delle contraddizioni con la stessa dinamica, ragione dell'esistenza umana e quindi sulla base della riflessione sul diritto naturale, ma anche sulla base degli effetti che la violazione o la devastazione del rispetto delle istituzioni che riguardano il rispetto del diritto di proprietà hanno provocato. L'egualitarismo, lo statalismo di tutti i tipi, i fanatici delle leggi prodotte a ciclo continuo, i tassatori che oggi, ad esempio, già ricordati i sistemi di welfare, tendono a considerare la proprietà come nemica del principio stesso di eguaglianza, con delle conseguenze che per molti secoli, ad esempio, erano state considerate assolutamente inammissibili. La conseguenza dell'appropriazione e di distruzione dei titoli di proprietà legittimamente detenuti. Se quello che si può constatare da questi effetti è che effettivamente se la proprietà è il risultato di decisioni o concessioni politiche, la giustizia lascia il posto alla legge del più forte, alla prepotenza e quindi alla fine, al blocco della libertà individuale di scelta. Prevalgono laddove la proprietà privata venga soppressa coloro che sanno piegare la legge ai propri personali interessi. La libertà di usare in totale autonomia i propri beni, del resto, è ormai riconosciuta ampiamente come alla base
all'origine della creatività del mercato, dello scambio, che è consentita proprio dal rispetto dei titoli di proprietà. Gran parte dei problemi che oggi abbiamo, per esempio nel terzo mondo, deriva, o del sud globale come viene definito oggi, deriva proprio dal fatto che manca una strutturazione che consente il rispetto dei titoli di proprietà sul proprio lavoro. La civiltà occidentale, del resto, come ha fatto a far uscire la popolazione dalla condizione normale dell'umanità, che non è certo quella di ricchezza, ma è quella di povertà? Semplicemente perché, con il rispetto dei diritti di proprietà, questo sistema, con l'esperienza, si è rivelato molto più efficace per risolvere i problemi della vita e della sopravvivenza che la scarsità impone agli uomini. D'altra parte, basterebbe anche un ragionamento molto elementare. Se noi prendessimo una forma, se prendiamo una forma molto basilare, diciamo, dell'economia per garantire la sussistenza, cioè l'ambito agricolo, e non faccio a caso questo esempio perché nella seconda parte vorrei parlare proprio di quello che è accaduto con l'esperimento più imponente di soppressione dei diritti di proprietà sulla terra, cioè quello dei primi anni del regime sovietico. E se si ha un campo, ma si viene privati del diritto di recintarlo, di negare ad altri il diritto di passeggiarvi, di giocarci a pallone, di calpestare le sementi, di cogliere quello che viene coltivato, magari ancora allo stadio embrionale, di portare al pascolo le proprie bestie, chi avrebbe un incentivo a coltivare quel campo, a valorizzarlo, a arricchirlo, a aumentarne la produttività, a utilizzare il concime, il drenaggio e così via? Quali motivazioni ci sarebbero anche soltanto a seminare se non si possono vedere mai a maturazione i frutti di questo lavoro? Ovviamente nessuno. Anzi, ci sarebbe l'incentivo opposto, cioè quello a non coltivare, abbandonare questa base di una potenziale ricchezza derivante dal lavoro. Senza la possibilità di escludere gli intrusi è chiaro che non è possibile alcuna produzione, né tantomeno lo scambio. Ma questo è frutto di un'antropologia realistica, non è frutto di un'ideologia, è una constatazione pratica che può essere fatta anche discutendo con gli innumerevoli nemici della proprietà. Un'antropologia realistica, infatti, che tende a mancare nell'utopismo, che è una delle principali correnti che ha teso a imputare alla proprietà privata tutti i mali del mondo. Il miglioramento della propria vita, del benessere della propria famiglia, il differenziarsi dagli altri è anche un bisogno, anche questo, ma soprattutto quando altri possono distruggere o appropriarsi dei frutti del proprio lavoro è chiaro che crolla qualsiasi incentivo. Poter godere dei frutti del proprio lavoro nella loro totalità è l'incentivo a lavorare classico, a lavorare di più e meglio, con più efficacia, ad essere più produttivi. Si migliora l'oggetto, cioè della propria proprietà, e ci sarà una maggiore attenzione all'accrescimento del proprio capitale, e quindi poi un po' per volta si capirà anche il vantaggio dei risparmiare sui proventi di oggi per investire, guadagnare di più e vivere meglio domani per se stessi e per la propria famiglia, lavorando a qualcosa di utile, realmente desiderato dagli altri, e di lì l'inizio dello scambio. Quindi proprietà e scambio sono collegati. In realtà questi nemici della proprietà e questi fautori della sua abolizione non hanno mai considerato un fatto che peraltro era stato ricordato nel bell'intervento del professor Lottieri, cioè il fatto che la proprietà privata non potrà mai essere abolita, viene soltanto trasformata. Il problema è soltanto chi spetti detenerla, è un problema universale, ma è un problema che non può essere eliminato proprio perché in realtà è legato all'azione umana, è legata all'azione umana, e quindi dalla proprietà derivano potenzialità di azione. Certo, è molto diffuso l'attacco al diritto di proprietà perché colpisce l'immaginazione, stimola emozioni, è alla base anche dell'invidia, che è una delle caratteristiche psicologiche di una psicologia realistica che va tenuta sempre presente.
Oggi, fra l'altro, abbiamo anche delle scoperte della psicologia cognitiva, nelle neuroscienze, la stessa neuroetica che addirittura ci descrive la tendenza a danneggiare se stessi purché altri non possano godere delle ricchezze della propria proprietà. E succede anche questo ed ha una base neurologica. Quindi bisogna fare i conti con una psicologia realistica e con un'antropologia realistica. Quindi è un problema enorme. E il problema successivo qual è? Date queste premesse realistiche, bisogna cercare di far sì che queste tendenze non devastino anche la cooperazione sociale, perché, come si è constatato ripetutamente, essere contrari, nemici alla proprietà privata, equivale a essere contrari alla possibilità di scelta, di decisione, che in realtà è un'impossibilità, perché non è possibile ovviamente alcuna società in cui non vi siano scelte e decisioni. Ma è soltanto essere favorevole a un'altra distribuzione dei titoli di proprietà. Non è possibile l'abolizione, è solo un trasferimento. Un'altra distribuzione dei titoli di proprietà che organizza i rapporti fra gli uomini o li disorganizza a seconda di come questa distribuzione avvenga, come ad esempio distruggendoli, come è avvenuto nelle società a statalizzazione integrale. La pianificazione, le regole di gestione dell'impresa, la modalità di nomina dei dirigenti e dei responsabili, tipica di quelle società basate sull'abolizione della proprietà privata e che naturalmente implica una espansione colossale del potere politico e tutta una gerarchia di diritti di proprietà che finisce per dettare legge sulla possibilità di rendere la proprietà privata la base della ricchezza. La proprietà privata, dunque, naturalmente qui il discorso è molto lungo, lo sappiamo come dalla Grecia classica, da Roma, dal diritto romano, lo sviluppo del tardo Medioevo con l'espansione commerciale, la rivoluzione commerciale dell'anno 1000, il sorgere delle città soprattutto, sia stato alla base della evoluzione economica e civile delle società occidentali. I problemi delle società orientali effettivamente hanno presentato sempre un legame con la limitazione, la compressione della proprietà privata, i sistemi autocratici, autoritari e così via. Il caso paradigmatico, indubbiamente, a metà fra Oriente e Occidente è quello della Russia, che è stato anche il primo paese che ha subito l'attacco teorico e pratico alla proprietà privata. E qui bisognerebbe riferirsi alle opere ormai fondamentali, soprattutto quella di Pipes, ma anche altri studi sull'aspetto culturale della proprietà privata, per esempio quella di Uriel Procaccia in questo paese, alla fine dell'impero russo, il problema del patrimonialismo e quindi la mancanza strutturale per secoli di una proprietà diffusa e così via, e tutto quello che ha comportato il rapporto alla civiltà occidentale. In realtà è uno schema un po' semplificato, perché la cultura spesso viene utilizzata per identificare dei modelli che non sono così rigidi. Ad esempio, fra la fine del XIX secolo e il XX secolo, anche quel paese ha visto una trasformazione notevole della struttura commerciale, del tessuto mercantile, delle città commerciali, soprattutto in Siberia e così via, e poi soprattutto i paesi che sono stati spaccati con un'identica cultura, ma che sono stati spaccati da due sistemi economico-sociali opposti, hanno dimostrato che in realtà non è tanto la cultura quanto piuttosto la pratica stessa della soppressione della proprietà privata a provocare le conseguenze che possono essere naturalmente catastrofiche. I nemici della proprietà. I nemici della proprietà sono l'ugualitarismo, la redistribuzione e l'allocazione politica delle risorse, la tassazione, il radicarsi oggi delle logiche di welfare, tutte le ricchezze intese come beni potenzialmente collettivi, redistribuibili, amministrabili dagli apparati pubblici allocati dal ceto politico, che con mezzi politici, cioè con la minaccia della violenza, si appropria delle ricchezze prodotte con mezzi economici. E di qui le conseguenze sono molto chiare: l'espansione teratologica mostruosa dei poteri pubblici, la tassazione, la spesa pubblica e così via. E poi
le conseguenze indirette, come ad esempio la corruzione. Corruzione, soppressione, controllo della proprietà privata sono legate a filo doppio. In realtà i nemici della proprietà, dal punto di vista teorico, hanno dimenticato l'antica lezione di Aristotele sull'ineludibilità della proprietà. Ragioni filosofiche, ma anche pratiche. Aristotele, del resto, come è stato già detto, è l'anticipatore della teoria della tragedia dei beni pubblici, no? E è anche una condizione nella quale viviamo oggi, non soltanto è stata la vicenda dei sistemi a statalizzazione integrale, ma è anche la realtà nella quale viviamo, il sovraconsumo dei beni pubblici, l'inquinamento, cioè le proprietà collettive che, non essendo di nessuno, vengono sottoposte a una devastazione della quale non c'è mai nessuno che risponda. Mentre invece la lezione di Aristotele aveva già insegnato come la proprietà privata fosse un incentivo per sua natura, come vi fossero ragioni logiche di utilità della proprietà privata, come fosse inevitabile il conflitto fra coloro che possiedono beni in comune e quindi tutte le conseguenze che questo comporta. L'elaborazione poi di Tommaso d'Aquino è tutta una base che è stata trascurata da questi nemici teorici dottrinali della proprietà privata. In realtà, comunque, si può dire che non è mai esistita una società in cui non vi fosse alcuna forma di proprietà. Il mito dell'età dell'oro ha seguito anche l'utopismo contemporaneo, l'età dell'oro che era già dell'antichità, l'idea della proprietà comune, il mondo ideale, l'infanzia beata dell'umanità che poi si è rovesciato nel mito illuministico, in particolare del mondo senza proprietà privata e che fa da base naturalmente a un'antropologia irrealistica. Primo attacco alla proprietà è stato quello, si potrebbe dire, quello di Platone, che ha esaltato la società spartana e che ha basato tutta la sua dottrina sulla sostituzione della proprietà privata, sull'egualitarismo, su una società militare, non a caso, su una società guidata da una casta di guardiani che può fare a meno del sistema della proprietà privata, che invece era tipico di Atene rispetto a Sparta. E non è un caso che questo abbia fornito una base per l'elaborazione successiva, ma poi c'è stato tutto l'utopismo contemporaneo. Ricordo per esempio a Mosca, non so se ci sia ancora, la colonna che ricordava i pensatori utopisti, che fra l'altro hanno ispirato anche l'azione di Lenin e dei bolscevichi, da Campanella a Tommaso Moro, questa colonna, questo obelisco con incisi tutti i nomi che arrivavano poi all'evoluzione famosa dal socialismo utopistico fino a quello cosiddetto scientifico. Ecco, è stata proprio quell'evoluzione. In realtà colui che per primo aveva affermato che la proprietà è un furto era stato San Giovanni Crisostomo, che è morto nel 407. Anche Sant'Agostino nella sua prima fase pensava che l'origine di tutte le lotte e le violenze fosse da cercare nella proprietà privata. Poi si ricrederà nella sua opera, ma poi verrà proseguita questa idea dal socialismo chiliastico, dai francescani spirituali, da tutta una serie di componenti dell'utopismo, i pensatori, i precursori della riforma, no? Gli albigesi, Cattari, Wycliffe e così via, che hanno teso a cancellare la lezione aristotelica. Le utopie moderne poi hanno ripreso questa lezione. Il passaggio forse più interessante però della coscienza del ruolo della proprietà privata è quello espresso dal pensatore francese Pierre-Joseph Proudhon, il quale ha elaborato una riflessione durata più di 20 anni e è passato a concepire il ruolo della proprietà privata come effettivamente capace di produrre degli effetti pratici incontrovertibili. Proudhon passa dalla sua prima opera del 1840, Che cos'è la proprietà, a una seconda opera
che è la teoria della proprietà, e passa da una concezione in realtà molto confusa all'inizio, molto complessa, che ha dato origine a tutta una serie di interpretazioni distorcenti, passa dall'idea che la proprietà è un furto, che riprende, non è originale appunto, visto che già San Giovanni Crisostomo l'aveva espresso, poi era passato attraverso la Rivoluzione Francese, no? E elabora questa idea passando però alla idea successiva che in realtà proprietà sia libertà. È vero, la proprietà è una realtà dura e qui c'è una sorta di antropologia realistica anche in Proudhon, e Proudhon insomma arriva alle conclusioni che l'assenza di proprietà significa prevalere del potere politico, prevalere dell'allocazione politica delle risorse, significa che la proprietà non può essere soppressa perché è una realtà ineludibile, però il problema è di come è organizzata. Già nella prima opera, in realtà, che cos'è la proprietà? Per Proudhon la proprietà non andava soppressa, ma andava universalizzata. Lui ce l'aveva con un'idea della proprietà confusa con il potere politico, che intaccava il diritto anche dei lavoratori di diventare proprietari. Ma soprattutto nel libro successivo, cioè nella teoria della proprietà del 1862, Proudhon arriva a chiarire il fatto che ogni soluzione al problema della proprietà è subordinata al principio della libertà. Cioè la proprietà ha una funzione insostituibile per la libertà. Dato che è l'individuo che è la sostanza che costituisce la proprietà è anche un'estensione della proprietà di se stessi ed è legata a filo doppio alla realtà dell'individuo. Non solo è stata la proprietà che ha fortificato la libertà, ma la proprietà ha come funzione quella primaria di bilanciare il potere politico, il potere concentrato nello Stato, di assicurare la libertà individuale. Non è un caso che ogni regime politico che aspiri alla assolutizzazione diffidi della proprietà, che viene demonizzata, attaccata, anche, dice Proudhon, con imposte smodate. Fino alla Rivoluzione Francese, fra l'altro, questo uso smodato delle imposte era considerato una fonte di tirannide e quindi era considerato in modo molto diverso da come viene considerata oggi. In ogni caso, per Proudhon, la proprietà per sua natura è temibile per i detentori del potere, che cercano di trasformarla in privilegio di pochi, domandola in questo modo e impedendo la sua diffusione. Mentre invece, dice Proudhon, la proprietà è la più grande forza rivoluzionaria che esista e che possa opporsi allo Stato. Qui c'è una chiarezza di definizioni, direi straordinaria e anche sorprendente, perché deriva da un pensatore di origini socialiste. Anche se lui si definiva mutualista e combatteva in particolare le correnti comunistiche, ma in ogni caso l'origine era intellettuale, era quello. Anzi, dice Proudhon, se assoluta diventa uno strumento di giustizia e quindi proprietà, giustizia e diritto finiscono per coincidere. La proprietà, cioè, è una funzione politica e giuridica, protegge il diritto e difende dal potere come una fortezza inespugnabile. E consente di vincere aristocrazie e dispotismi. Questo passaggio è notevole perché non verrà compreso dal marxismo, il quale invece continuerà a insistere sulla proprietà privata come causa di tutti i mali sociali e quindi a riaffermare la necessità costantemente dell'abolizione della proprietà privata. In realtà si rovescia il problema che aveva ricordato anche Proudhon nella sua prima opera, perché la realtà piuttosto è l'opposto, cioè la proprietà è una concentrazione monopolistica nella proprietà pubblica ad essere un furto. E d'altra parte gli stati in effetti realisticamente posseggono solo quanto
riescono a sottrarre ai cittadini, esattamente come è accaduto nei sistemi a massima statalizzazione. Il marxismo in realtà non riesce a eludere, anche questo lo diceva già il professor Lottieri, il problema della proprietà. È impossibile evitare il tema, perché il tema di fondo è chi può fare che cosa, chi è titolato ad agire. E infatti le conseguenze dell'abolizione non saranno la cancellazione della proprietà privata, ma il trasferimento della proprietà e della possibilità di agire sulla base delle ricchezze appropriate da parte di un ceto politico fra i più formidabili della storia, fra i più potenti che si siano mai visti. Non soltanto non riesce a eludere il marxismo il problema, perché i proletari sono considerati proprietari dei frutti del proprio lavoro, quindi ritorna al problema della proprietà, ma poi l'applicazione pratica delle dottrine marxiste ha prodotto una patrimonializzazione mostruosa, cioè ha portato a sistemi amministrati, come li definiva Ludwig von Mises correttamente, sempre più correttamente, perché oggi parlare di sistemi socialisti è utilizzare un'ideologia che è ampiamente confinata al secolo passato. E in ogni caso ha dato luogo dal punto di vista pratico a sistemi amministrati con una patrimonializzazione e una statalizzazione integrale, il controllo dei mezzi di produzione, la proprietà addirittura sulle vite umane che è derivata dall'appropriazione dei mezzi di produzione che ne è scaturita. E poi tutta la serie di conseguenze politiche di enorme portata, come l'egualificazione effettiva dei sudditi di fronte al sovrano, l'atomizzazione, un potere immenso. In realtà questo è un problema che non riguarda soltanto i sistemi a statalizzazione integrale, perché se pensiamo a quello che stanno diventando i cosiddetti mitologici stati di diritto di fronte alla patrimonializzazione dell'amministrazione, cioè l'amministrazione che si appropria privatamente, che gestisce l'amministrazione pubblica entrando o meno in possesso dei mezzi stessi dell'amministrazione, è un problema colossale. Soprattutto in questo paese abbiamo un esempio paradigmatico di quello che sta diventando la patrimonializzazione dell'amministrazione pubblica, altro che stato di diritto. Ma questo deriva dal fatto che non è possibile una società senza proprietà, e il problema non è certamente la sua abolizione, ma come viene articolata, come dicevamo prima, cioè sono possibili molti assetti proprietari. E su questo il discorso però diventerebbe molto vasto. In ogni caso, dalle conseguenze dell'applicazione della statalizzazione integrale del marxismo sono state che la gestione pluralistica dei mezzi di produzione è stata abolita, ma questo ha provocato, come hanno detto anche grandi classici delle scienze sociali di orientamento liberale, facendo sparire anche il pluralismo dei fini. Lo Stato è diventato il solo regolatore della vita umana poiché ha il monopolio dei mezzi di produzione. Statizzare i mezzi di produzione ha significato statizzare anche i fini e sopprimere in questo modo la libertà. Era un po' quella constatazione che faceva Trotsky in esilio, cioè che si è passati nel regime sovietico dal fatto che non è più dominante, non è più considerabile come sussistente, insomma esistente, il principio chi non lavora non mangia, ma in realtà chi non si sottomette non mangia. E questa è proprio la conseguenza, l'arbitrio, come l'aveva già definito Benjamin Constant, un altro grande autore del classico pensiero liberale, l'arbitrio sulla proprietà ben presto sarà seguito dall'arbitrio sulle persone. Fin qui la teoria, e non mi dilungo appunto perché è già stato affrontato ampiamente. Vabbè, alcuni possono dirmi, vabbè, lascia perdere, non sei versato nella teoria, non fa neanche parte delle materie che insegni e così via, oppure altri colleghi che magari hanno passato la vita incollata alle scrivanie e che il posto più pericoloso nel quale sono stati è stata la metropolitana di Milano, possono dirmi non hai dimostrato niente.
Il dibattito prosegue da 2500 anni, le argomentazioni pro o contro la proprietà privata, su tutti gli aspetti relativi alla proprietà privata, in fondo si sono ripetute. Ma io però rispondo allora, cari signori, c'è un punto sul quale posso portare il bagaglio della mia esperienza diretta, che voi magari affronterete astrattamente, ma l'aver vissuto le conseguenze del primo imponente esperimento di soppressione della proprietà privata e del sistema di mercato, degli scambi, con l'esperienza diretta degli ultimi 10 anni che ho vissuto in Unione Sovietica per ragioni di studio, in loco, mi dà forse qualche marcia in più per poter affrontare questo problema. Perché con mano ho constatato nell'epoca degli ultimi 10 anni il collasso di questo sistema, quali sono state le conseguenze pratiche dell'abolizione della proprietà privata. Cioè è come se potessimo utilizzare dei dati storico-sperimentali lampanti che derivano proprio da questo lungo primo esperimento di instaurazione della dittatura e che ha derivata principalmente dall'abolizione della proprietà privata. La realtà era già chiara all'inizio del sistema bolscevico. Oggi gli studi sono molto eloquenti per il periodo del cosiddetto comunismo di guerra, dal 1918 al 1921. Molti osservatori occidentali però allora erano accecati da quello che gli facevano vedere, dalle lenti ideologiche, sia proprie che fatte indossare, un po' come la favola del mago di Oz, no? Le lenti verdi per vedere una realtà che non esisteva. Visioni completamente lontane dalla realtà dei fatti, con caratteristiche ancora più paradossali se si pensa che venivano espresse nel periodo staliniano. La realtà è che la soppressione della proprietà privata nei 3 anni seguiti alla presa del potere bolscevico è stata la base di una guerra civile molto più importante e indipendente rispetto alla guerra civile fra i bianchi e i rossi. In filigrana le conseguenze della soppressione della proprietà privata sui frutti del proprio lavoro possono essere letti molto chiaramente in questo periodo, perché sono stati alla base del sistema politico-economico, o meglio anti-economico, sovietico in formazione. Sappiamo bene come è avvenuta e come si è scatenata la guerra fra il potere politico e i contadini, quali erano stati ingannati dall'introduzione della riforma agraria basata sul progetto dei socialisti rivoluzionari di origine populista, i quali avevano pensato a una assegnazione delle terre in proprietà, soprattutto ai contadini poveri. Questo grande inganno in realtà verrà smascherato molto presto, perché i contadini si troveranno invece inglobati in un sistema di proprietà pubblica, fra virgolette, quindi tutt'altro che in possesso della terra come avevano aspirato per molto tempo. Sappiamo quali sono state le conseguenze: una guerra civile durissima, una violenza dispiegata inaudita fra potere politico e contadini, il dilagare della prepotenza dei commissari, l'uso della CECA, la polizia segreta. Già nel 1918 i contadini, che erano stati abbagliati da questo mito della proprietà della terra, si rendono conto che non la vanno affatto in proprietà. Iniziano le rivolte contadine, le represse con la violenza, vengono istituiti campi di lavoro forzato, le rivendicazioni contadine per la proprietà privata della terra e la libertà di commerciare i prodotti del loro lavoro in realtà sono rivendicazioni sganciate, contrariamente a quanto ha sostenuto molta della storiografia, sono sganciate letteralmente dalla rivendicazione di eguaglianza o di un sistema socialista. Come del resto sarà in seguito con i contadini cinesi nel 1949. E quindi l'odio anticontadino dei bolscevichi, che oggi per esempio trovate scolpito nella pietra nel museo della grande carestia e della morte del Holodomor, della morte per fame a Kiev, provocata dal sistema staliniano, erano dichiarazioni di guerra letteralmente contro la condizione, contro i contadini. Lo scontro assoluto del 19-1921 contro i contadini è uno scontro sulla proprietà, sui diritti di proprietà.
Qual è la conseguenza? È quella che dicevo all'inizio, cioè il disincentivo o il rovesciamento dell'incentivo, perché a quel punto con le squadre annonarie, le requisizioni per non affamare le città, con l'intruppamento nelle fattorie collettive, con gli ordini contadini contro i contadini che già Lenin aveva elaborato e emanato nel 1918 di espropriazione, portano a uno scontro radicale. In Siberia i contadini siberiani, che non avevano conosciuto la servitù della gleba, danno luogo a rivendicazioni e a rivolte che diventano poi endemiche. Nel solo 1919 ci sono state 50.000 insurrezioni contadine nell'ex impero. Le rivendicazioni infatti sono di più libertà e indipendenza, di proprietà privata, la rivendicazione del ripristino della proprietà della terra, del mercato, del commercio, perché venivano percepiti come base delle libertà e dei diritti individuali. Nel 1920, per esempio, il congresso dei contadini di Tambov e della Volga esprime un programma di ispirazione letteralmente liberista, cioè abbattimento del potere sovietico, assemblea costituente, eliminazione del partito dominante, proprietà della terra a chi la lavora, apertura delle campagne ai capitali, sia russi che stranieri, denazionalizzazione delle terre, abolizione delle fattorie collettive e delle requisizioni e soprattutto libertà di commercio, che significa libertà di commerciare il frutto del proprio lavoro. I contadini della Siberia occidentale chiedono, oltre a questo, anche la denazionalizzazione delle industrie. Perché? Perché la statalizzazione viene riconosciuta come la causa della distruzione alla radice della vita economica. Una vera e propria guerra assoluta che viene condotta con i mezzi della guerra assoluta, cioè senza limitazioni. E infatti la repressione della più grande rivolta contadina, quella di Tambov, la famosa Antonovshina, viene condotta nel 1921 con aerei, gas, mitragliatrici, l'incendio di case e fattorie, la fucilazione di ostaggi e di prigionieri, al di là di qualsiasi legge di guerra, l'uso dei campi di concentramento e così via. Ma già prima della guerra civile coi bianchi, le rivolte avevano prodotto conseguenze del genere, e questo proseguirà anche dopo, perché rispondeva quella condizione, quella situazione, a un colossale progetto di ingegneria sociale, indipendente dalla guerra civile con i bianchi, di soppressione delle relazioni economiche tout court, di abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione, di abolizione del mercato e addirittura di abolizione del denaro. E infatti era, col decreto dell'agosto 1918, presente il divieto di transazioni monetarie, e poi vi sarà l'alluvione della produzione a ciclo continuo di carta moneta per svalutarla e rendere inservibile il denaro. Perché? Perché tutti questi elementi erano considerati la fonte di tutte le disuguaglianze fra gli individui. La compravendita e l'affitto della terra diventano illegali e chi più ne ha più ne metta. Ecco, questa è stata la più grande dimostrazione di come l'applicazione integrale dei principi più acerimi nemici della proprietà privata abbiano condotto a conseguenze devastanti, alla distruzione dell'economia. La pianificazione è complementare all'abolizione della proprietà privata, ovviamente, e poi tutto quello che accade nelle campagne. Alla base c'è anche l'idea di eguaglianza, la soppressione della diversità fra individui, naturalmente, l'uniformità e la soppressione della proprietà privata, che produce automaticamente la trasformazione della società in un enorme esercito, in una grande caserma, nello Stato caserma.
Solo che questo tentativo, come noto, di applicazione integrale porta alla catastrofe, come recitava anche il titolo di una bella opera di un italiano che aveva avuto la fortuna di recarsi in loco nel 1921, cioè nella fase più disastrosa di questo collasso, è intitolato La catastrofe russa, e nel 1921 i nodi vengono al pettine e si è di fronte al collasso economico, sociale e di un'intera civiltà. A quel punto è chiaro che il progetto che aveva ricalcato anche quello della costruzione di un'economia sostanzialmente di guerra, il mito di Lenin era quello di sviluppare l'economia di guerra di marca tedesca per farlo diventare poi un sistema socialista, si scontra con la realtà dei fatti. La statalizzazione integrale produce quella che poi in realtà continuerà fino al collasso del sistema, produce un'economia di guerra. Le stesse code che non finiranno mai fino alla fine del periodo sovietico, il razionamento che poi nella fase di collasso che ho vissuto personalmente nell'89-91 porterà alla, letteralmente all'uso buoni di razionamento, di buoni per avere i beni di prima necessità, è il risultato di questa lunga evoluzione. Dal punto di vista politico lo sappiamo qual è stata la conseguenza: l'uso del terrore, il terrore legalizzato, la censura, favorite proprio dall'abolizione della proprietà privata, perché per esempio, come dicevano anche Hayek e Mises, l'abolizione della proprietà privata per esempio sulla produzione della carta, è chiaro che quello bloccava qualsiasi possibilità di libertà di stampa. Il controllo, la catalogazione delle macchine da scrivere, cioè questo paese e poi gli altri che seguiranno l'esempio hanno vissuto realmente le antiutopie, quelle descrizioni letterarie che vanno sotto il nome di antiutopie o di utopie negative che hanno caratterizzato il secolo delle utopie criminali, cioè il Novecento. La conseguenza poi della soppressione della proprietà privata qual è? È quella dell'abolizione di relazioni orizzontali, di cooperazione sociale e la creazione automatica di relazioni gerarchico-verticali, una vera e propria piramide di funzionari al comando delle aziende che dipendono dal partito, fuso con lo Stato, la nuova classe, che come veniva definita da Milovan Gilas, interessata al mantenimento del potere e alle rendite derivanti dall'esercizio del potere, che frena qualsiasi riforma proprio in quanto casta privilegiata, che verrà poi descritta nell'opera, straordinaria opera di Voslensky, Nomenclatura, e che creerà un vero e proprio shock alla fine degli anni Ottanta in coloro che avevano creduto per lungo tempo nella realizzazione dell'eguaglianza, altro che eguaglianza, una casta che gode di tutti i privilegi e che esclude i sudditi egualificati fra loro di fronte al sovrano. E poi naturalmente, come aveva avvertito Proudhon, la concentrazione enorme di potere nelle mani di chi aveva conquistato lo Stato, l'apparato burocratico sterminato che si incarica di catalogare i bisogni e che quindi instaura una dittatura sui bisogni e tutto quello che ne è derivato, cioè tutta una serie di controincentivi che hanno devastato l'attività economica. Il progetto di abolizione della proprietà privata era in realtà anche alla base di un vero e proprio ideale utopistico della formazione dell'uomo nuovo sovietico, che si è rovesciato nel suo contrario, nel dilagare della corruzione, del familismo, del nepotismo, del patrimonialismo amministrativo per ottenere risorse e beni scarsi, soprattutto ha confermato quanto Mises aveva scritto in Human Action nel suo paragrafo sulla corruzione legata all'interventismo statale, legato alla statalizzazione.
Quindi questa catastrofe in realtà che dà luogo a vere e proprie rivolte, che poi saranno anche rivolte nelle città e che verranno soppresse con la violenza, derivano da questa abolizione voluta dai nemici della proprietà privata. Ed è un processo che in realtà si basa sull'intero progetto di riorganizzazione sociale in cui la proprietà privata viene considerata la causa di tutti i mali. E naturalmente non c'è più un sistema economico. Nei primi anni, fino al 1921, si era ritornati al baratto. È chiaro che tutta la eredità precedente di un periodo che in fondo aveva portato la Russia imperiale ad essere una potenza industriale con notevoli prospettive, viene invertito e viene inghiottito da un imbuto di brutalizzazione delle relazioni sociali in cui si continua a cercare il capro espiatorio, il culacco, il contadino ricco, il sabotatore per giustificare il fallimento di un'economia pianificata e di una brutale soppressione della proprietà privata. La dichiarazione di Lenin in quel periodo, prima della ritirata strategica del marzo 1921, con la famosa NEP, la nuova politica economica, è emblematica. Il proletariato non aveva mai sofferto tanta fame come sotto la propria dittatura, che suona un po' ironica, diciamo, letta ex post. E la realtà qual è? È quella che l'economista comunista e storico del comunismo di guerra, cioè di questo primo periodo dal 18 al 21, Kreitzmann, aveva definito come una decadenza delle forze produttive che non ha precedenti nella storia dell'umanità. Questo poi naturalmente si ripete nello stalinismo, dal 1928 in poi, 29, con una ripresa di questo progetto di eliminazione della proprietà privata. Questo esperimento devastante per un'intera popolazione leggibile anche nei dati, insomma, sostanzialmente è un esperimento che viene ripreso e che poi continua a fasi alterne, continuerà nel periodo della Zastoja, della stagnazione brezhneviana e che porterà al collasso definitivo del 1989-91. Basti pensare che il crollo della produzione era ridotto ormai a meno di un terzo nel periodo centrale del comunismo di guerra e che poi scenderà ancora di più. Nell'agricoltura, per esempio, nonostante il mito che ancora c'è fra gli storici della modernizzazione sovietica, non si è mai tornati in questo periodo al livello di produttività che aveva raggiunto l'impero russo prima del 1914. Per questa elementare verità, per esempio, al grande sociologo russo-americano Sorokin non verrà mai dato il visto per tornare prima di morire in questo paese, perché era una cosa che dava un fastidio terribile ai burocrati, quello di scoprire che si era trattato di un esperimento devastante, di un caos pianificato, di un'economia senza proprietà privata, dei fattori di produzione che naturalmente è una componente essenziale del calcolo economico e che spiega il tallone d'Achille di questi sistemi a statalizzazione integrale. Insomma, la conclusione forse più emblematica è quella di Max Eastman, che era contemporaneo di John Reed, l'autore dei 10 giorni che sconvolsero il mondo, vissuto in Russia durante la rivoluzione. L'idea di estendere libertà, giustizia, eguaglianza o ogni altro valore di civiltà alle classi più deboli mediante la soppressione della proprietà privata e dei mezzi di produzione è un sogno illusorio, una bolla che ha impiegato un secolo a esplodere. E in effetti questo esperimento lo abbiamo sotto gli occhi sulla base delle ricerche storiche sempre più approfondite. Ha confermato che la proprietà privata dei mezzi di produzione è una precondizione dell'autonomia degli individui, ma anche della società civile. E d'altra parte nell'ultimo periodo dell'impero russo, dal 1880 fino al 1913,
C'era stato un discreto sviluppo anche della società civile, tutte istituzioni volontarie che si basavano anche su finanziamenti privati, a supporto dei privati e che verranno poi soppressi, come poi in tutti i regimi sovietizzati, dal potere politico. È una precondizione quindi dell'autonomia della società civile, è la base della civiltà dei diritti e delle libertà. La concentrazione dei mezzi di produzione nelle mani del potere non abolisce la proprietà ma la trasferisce, ma produce asservimento totale dei sudditi a uno Stato che si potrebbe definire onniproprietario. Quindi i mezzi di produzione gestiti da privati in regime di concorrenza sono uno strumento che almeno è stato letto fino ad oggi come una possibilità per tamponare la tendenza naturale che ha il potere politico ad espandersi, a concentrarsi e a dilagare laddove non incontri ostacoli. E dove invece sovranità e proprietà si fondono, il potere annienta ogni diritto e blocca lo sviluppo stesso della società civile. Vengono automaticamente a crollare le stesse libertà individuali e l'attività economica che è collegata alla libertà di scambio, al mercato e così via. E concludo, perché è importante questa constatazione, questo anche il ricordo personale, perché il collasso, la fase di collasso, ricordo molto bene che cos'era l'89, 90 e 91 in quel sistema, cioè significava la paralisi della produzione, non si trovava nei negozi più nemmeno il latte per i bambini, non c'era il pane, era una condizione di miseria totale dovuta all'impossibilità del calcolo economico, dovuta alla abolizione fondamentalmente della proprietà privata, dell'autointeresse nell'attività economica delle persone, con conseguenze catastrofiche. In realtà, perché è importante questa esperienza? Perché anche oggi storici, specialisti, in particolare della storia dell'Unione Sovietica, non si convincono della concatenazione di questi elementi, che in realtà era già stata spiegata dalla teoria economica negli anni 20, e soprattutto non si rendono conto del fatto che uno dei problemi fondamentali di quel disastro era proprio l'abolizione della proprietà privata. Tutto viene ancora giustificato sulla base della modernizzazione, che addirittura giustifica le scelte politiche più aberranti, come la costruzione dei campi di concentramento, la reintroduzione della schiavitù per sostenere quel sistema. Si dice, ma sostanzialmente era un grandioso esperimento sociale, poi era un paese isolato, l'intervento esterno, che in realtà era stato causato soprattutto dal tentativo di riavere i crediti che il regime bolscevico aveva abolito e aveva cancellato, e poi la vittoria nella guerra mondiale e così via, tutte cause che non tengono conto in realtà di che cosa sia stata quella abolizione, di che cosa abbia comportato. Sostanzialmente una contromodernizzazione, una decivilizzazione, una devastazione completa dell'economia, della società, della convivenza di un paese. E la controprova, qui sarebbe bello svilupparlo ma non abbiamo il tempo, la controprova è data da quei paesi che nel 1918 sono diventati indipendenti e che non sono stati inglobati in quel periodo nell'Unione Sovietica. La differenza rispetto invece ad altre repubbliche anche europee occidentali, europee dell'Unione Sovietica occidentale, come l'Ucraina, la Bielorussia e così via, la differenza che c'è rispetto alle repubbliche ad esempio baltiche che sono diventate indipendenti nel 1918 è una differenza colossale. Quest'anno si celebra il centenario della loro indipendenza ed è una controprova che abbiamo nei dati rispetto a quello che è accaduto in un ambito in cui si è evitata l'intervento del potere politico e la devastazione che hanno subito invece i paesi dell'ex Unione Sovietica. Quindi quello che va riconosciuto è che la proprietà privata è un'istituzione che non favorisce solo alcuni, ma il benessere di tutta la popolazione virtualmente mondiale, non soltanto di alcuni paesi, di tutti i ceti sociali.
E le forme contemporanee, anche qui sarebbe bello svilupparlo, ma non c'è tempo e concludo veramente, anche le forme contemporanee di assoggettamento della proprietà privata, surrettizie, molto nascoste, molto mascherate, hanno conseguenze simili, sebbene meno imponenti, rispetto a quanto possiamo studiare in questo caso estremo di abolizione, di soppressione. Scoraggiano la produttività del lavoro, scoraggiano l'impiego ottimale del capitale, le limitazioni della proprietà privata, il suo irrigimentamento, si potrebbe dire, la sua irrigimentazione, conferisce maggiori possibilità per le classi politico-burocratiche di imporre le proprie finalità, i propri obiettivi. Non c'è differenza, è solo differenza di grado, ma non c'è differenza rispetto a quanto è accaduto. E poi soprattutto, come ha notato sempre Pipes, uno dei più grandi storici del periodo sovietico, oggi bisogna considerare anche il fatto che fino a un certo punto la proprietà privata ha costituito una barriera alle limitazioni del potere. Oggi abbiamo, nel XX secolo, abbiamo visto come sia sempre più facile scavalcare le limitazioni alla concentrazione del potere che la proprietà privata ha garantito per molto tempo, per secoli. Le politiche di subordinazione della proprietà privata allo Stato, per esempio, sono violazioni della proprietà e della libertà che presentano conseguenze inquietanti e molto pericolose. L'assalto al diritto di proprietà, per esempio, che viene veicolato attraverso le democrazie contemporanee, l'uso dei parlamenti, e attraverso i parlamenti, attraverso una mitologia dell'eguaglianza che considera appunto la proprietà privata come un ostacolo all'uguaglianza sociale, sono tutti elementi che tendono a riprodurre i problemi che si sono visti in forma esasperata nella statalizzazione integrale del Novecento. L'assalto ai diritti di proprietà è oggi molto difficile da cogliere perché viene mascherato, spesso utilizzando per esempio la giustificazione del bene comune, dei beni pubblici. Il bene comune, come sappiamo, è la nozione più elastica che esista in politica, l'interesse nazionale, il bene comune, ed è ridefinita costantemente da coloro che se ne servono politicamente per il proprio vantaggio. Quindi quello che si può dire è che sappiamo molto bene dove conduce l'attacco alla proprietà privata. Lo sappiamo soprattutto da queste forme estreme, ma anche dalle forme più soft di interventismo, di controllo statale, di assoggettamento della proprietà. E quindi penso che abbiamo ormai, dopo il Novecento, una quantità di elementi sui quali possiamo basarci per evitare conseguenze che sono considerabili come una regolarità. Grazie.